arrivi. Perché volevo assomigliare a te. Ma stai da Dio, ma sei bellissimo. Ti mando innanzitutto, c'è un libro per tuo nipote. Ma da dove arrivi? È un libro per te. Oh, grazie. E secondo, voglio dirti che sei amata in tutto il mondo, perché la mamma della mia fidanzata, che è del Portogallo, è una tua fan pazzesca. Dunque Mara è amata in tutto il mondo. Grazie, ecco. Lato, come si chiama la mamma della tua Shushu? Shushu. Esattamente. Signora Shushu. Esatto. Un bacio grande, non Mara possiamo stare troppo. Io ti abbraccerei, non mi vedi anch'io, sotto così. Anch'io. Viva l'Italia insieme a Lapo. Allora, questi sono uno dei tanti uno progetti. Per te e uno e per uno tuo per nipote. Claudietti. Esattamente. Grazie, Lapo. E poi ne parleremo più avanti. Volentieri. Ma è uno dei tanti progetti che tu hai fatto, fai con la tua fondazione. Assolutamente, Mara. Da dove mi arrivi? Dai Caraibi? No, Mara, così. Io ti arrivo cioè, Roma, da Roma. Sei gradi sotto zero. Ti arrivo da Roma, che ero con mia sorella e i miei nipoti oggi, ecco. E difatti c'ho il 7, che è il mio portafortuna, che mi ha messo la mia nipotina sul braccio. Quanti nipoti hai? C'ho 6 nipoti, 4 ragazzi, no, sì, 4 ragazze e 2 ragazze. E che rapporto, che zio sei con i tuoi nipoti? Molto affettuoso. Ti mancano però, perché tu non vivi sempre qui in Italia. Io durante la pandemia ho passato molto più tempo in Portogallo, però ogni volta che vengo in Italia vado a vedere i miei nipoti e mio fratello e mia sorella, perché siamo molto legati, molto uniti e ci vogliamo un gran bene. E ti mancano quando non ci sei? I miei nipoti? Beh, anche i tuoi fratelli. I miei fratelli e mia sorella assolutamente sì, ma siamo legatissimi, dunque passiamo tempo insieme sempre quando possiamo, ci vediamo. Sto vedendo delle foto. Ci vediamo sempre, questa è mia sorella che adoro, che infatti bellissima. Sono a Roma a casa sua. Hai dormito da lei? Ho dormito da lei, infatti, esattamente, esatto. Senti, allora... Diciamo che noi ci vogliamo molto bene. Sì. Da tempi non sospetti. Assolutamente. C'è una simpatia umana e voglio dirlo prima, per cui sarà una chiacchierata, non è un'intervista, non è mai un'intervista con me. È una chiacchierata tra una vecchia signora, una vecchia zia e un nipotino al quale voglio molto bene. Grazie. Che sono sempre stata vicino a te nei momenti difficili, nei momenti invece belli, perché nella vita di ognuno ci sono le cadute, poi ci si rialza, per cui in qualche maniera, anche se ci siamo visti poco, però ti ho sempre voluto bene e ho sempre cercato di capirti in tutto, per cui sono davvero molto felice che tu sia qua oggi. E io sono felicissimo, ecco, di essere qui da te, sai perché? Perché quando tu me l'hai chiesto, tu sei una persona che mi ha fatto sentire a casa. Dunque sento questo luogo come una casa. Assolutamente. E mi sento molto sereno. Assolutamente. Ma c'è anche una certa serenità, al di là del fatto che tu sia qua e ti senti ovviamente a casa, però c'è anche una bella luce nei tuoi occhi, una luce un po' diversa, che ti devo dire... Non vedevo da molto tempo, ma tra poco ci racconterai la tua vita. Intanto cominciamo così. Questo è un filmato che è stato preparato da Paolo e da Stefano ed è un filmato che ti prego di guardarlo con attenzione, perché in questo filmato c'è tanta roba, cioè c'è proprio la tua vita, Lapo, la tua vita. Vediamolo insieme. Io sono stato un bambino irrequieto, dislessico, ho perso 2 anni a scuola. Io volevo creare, avevo sempre il sogno di vedere le cose che avevo in testa realizzarsi. E vivo coi sogni appesi, vivo coi sogni appesi, girano le pareti, vivo coi sogni appesi. Quando ascoltavo la gente parlare, mentre dava lezioni, non ho saputo imparare, d'ora disegno le delusioni, le conclusioni, è facile avere ambizioni, un po' meno concretizzarle, ero un bambino diverso, Diavo chiamava e aspettavo l'inverno, sempre collocato nel gruppo dei perdenti, in questo percorso a chi c'è intorno ho dato un sorriso e 1000 incidenti, ma mando avanti la ruota, lascio che giri da sé, riesce a
capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Molto bella. E questa canzone di ultimo racconta la tua vita un po', no? Ti riconosci? Io mi riconosco, ma sai, la mia vita era molto in passato incentrata sul io. Oggi la mia vita è molto più incentrata sul noi, perché la realtà è che tutto ciò che sono riuscito a fare e che faccio è grazie a tante persone che mi circondano, grazie a tante persone che mi supportano e grazie a tante persone che mi sopportano, perché non sono facile tutti i giorni, né nel lavoro, né nella costruzione del far del bene, né nella costruzione dei progetti che sviluppo e che faccio, perché tutti noi come esseri umani siamo tanti esseri umani in uno, dunque abbiamo tante sfaccettature, abbiamo sfaccettature più facili e più complesse, e la realtà dei fatti è che senza tutti questi esseri umani, e uomini e donne con le quali lavoro e collaboro ogni giorno, io non farei nulla di quello che faccio, questa è la realtà dei fatti. Dunque, oggi io non sono qua a nome mio, ma sono qua a nome loro e sono qua per ringraziare loro, perché quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo raggiunto, che sia in Italia, in Portogallo, in Israele, con la prima ondata della campagna Never Give Up, Nunca Desistir, e Non Nos Rendiremos, e con quella di Our Duty che sta continuando, è stata la campagna record in tutta la storia del Portogallo, abbiamo fatto Israele, adesso quella in Italia sta continuando, il numero solidale è 45506, e partiremo con il Brasile e con altre nazioni del mondo. Devo per cui dire... un progetto enorme al quale tu ti dedichi da un po' di tempo. Tu mi hai appena detto, prima c'ero io, adesso siamo noi e ci sono anche gli altri. Sì. Chi era il lapo di prima? Prima c'ero io. In che senso tu dici prima c'ero io? Si capisce, no? Con tutto quello che stai facendo adesso ultimamente per gli altri. È chiaro che tu sei una persona diversa. Ma chi era il lapo di prima? Quello che tu hai detto c'ero io? Pensavi solo a te? No, non direi che pensavo solo a me. Perché tu non sei mai stato così. No, quello che direi è che il lapo di prima era un lapo molto più insicuro, un lapo meno convinto di se stesso, un lapo che stava, come dire, meno bene con se stesso, dunque aveva bisogno di riconoscimenti esterni. Oggi non mi interessa il riconoscimento esterno, mi interessa costruire per l'esterno e con l'esterno, ma in primis stando bene con me all'interno e stando bene con le persone che mi circondano, emanando e portando tutto il meglio di quello che ho dentro di me per poi poterlo, come dire, scaricare in maniera creativa e in maniera solidale su tutto quello che sviluppo ogni giorno, con l'Apps, con Garage Italia, con Italia Independent e con tutte le attività che svolgo ogni giorno. Senti, allora partiamo dai nonni, perché tu hai amato moltissimo i tuoi, certo, nonni, no? Certo. Loro, soprattutto nonna Marella, tutti. È stata una presenza, io ho letto delle tue interviste, è stata una presenza importante, fondamentale nella tua vita, perché tu hai detto nonna Marella è la persona che più mi è stata vicino sempre, anche nei momenti molto difficili, no? Sì. E io voglio, cominciamo con questo filmato e poi mi piace se mi parli, certo, dei tuoi nonni. Certo. Da mio nonno presi un'infinità di privilegi, su questo non c'è nessun dubbio. Presi anche molte responsabilità.
Cioè, voglio l'ho conosciuta, era contemporanea e amica delle mie sorelle minori. Quindi l'ho conosciuta come mia sorella nell'immediato dopoguerra. Dovessi dire come, dove, non lo ricordo, ma certamente a Roma subito dopo la guerra. La famiglia è molto importante e nel rapporto diretto con le persone e nel rapporto di continuità all'indietro e nel futuro. Questo nonno pieno di fascino. Ma io voglio sottolineare quanto sono importanti e stati importanti entrambi i miei nonni, perché la realtà dei fatti sia mio nonno Gianni, mia nonna Marella, che mia nonna Carla e mio nonno Jean-Paul, per motivi diversi, io direi che mio nonno Gianni per me io lo vedevo come un supereroe, come un bambino vede un eroe della Marvel. Dunque, mia nonna Marella mi sono reso conto che era, come dire, probabilmente la donna più bella, più forte, e con un cuore più grande che ho mai visto in vita mia. Ma potrei dire altrettanto, mia nonna Carla è una donna che è stata rapita, è una donna che ha dovuto lottare perché era ebrea, dunque fuggire dal fascismo, dal nazismo, ed era una donna che ha sempre emanato e portato amore in tutto quello che ha fatto. Mio nonno paterno invece, dal lato di mio padre, era un uomo che ha sempre combattuto in maniera, come dire, pacifica e armonica, ed era, come dire, gran rabbino di Francia e capo della comunità ebraica francese. E indirettamente devo dire che da lui e da mia nonna paterna ho preso questo amore per Israele e questa voglia anche di essere vicino al mondo giudaico, certo, che è un mondo che sento molto vicino, certo, a me e che amo molto. E d'altronde in questa seconda ondata di campagna ho voluto supportare e aiutare molto Israele e ci tengo molto a supportare ed aiutare Israele anche nel processo di pace, certo, che si sta svolgendo, che è il trattato di Abramo, che abbiamo visto si stanno costruendo ponti con UAE, dunque vuol dire Abu Dhabi, Dubai, con Bahrain, hanno visto anche l'Arabia Saudita. Dunque, se in Medio Oriente ci fosse pace tra Israele e Palestina e tutti i territori vicini, sarebbe un qualcosa che sarebbe un sogno per me, ma non credo solo per me, per tanti tutti, altri. E durante la pandemia sono anche entrato a far parte del board della fondazione di Shimon Peres, che era, sì, il presidente di Israele, che era anche un premio Nobel per la pace. E tutto quello che posso fare per supportare la pace lì lo farò. D'altronde con l'Aps siamo in Italia, abbiamo aperto una subsidiary in Portogallo perché i risultati del Portogallo ovunque sono stati così eclatanti. Cerchi di espanderti anche in altri paesi, assolutamente, vero? Sì, Italia, Portogallo, entro l'anno faremo in Israele, apriremo anche Ecolabs, che vuol dire annesso e connesso al tema, sì, dell'ecologia, sì, perché un punto è, mi dico, non è possibile che Portofino sia, come dire, patrocinio dell'UNESCO e l'Amazzonia non lo sia. L'Amazzonia è l'ultimo polmone vivendo, del mondo. Che dunque, in questo momento sta vivendo dei momenti terribili. Drammatici. È drammatici proprio per la pandemia, per il Covid, addirittura non c'era ossigeno, insomma momenti molto dunque difficili proprio per la variazione del Covid. Senti Lapo, mi viene spontaneamente una domanda. Tu mi hai parlato, a parte questi progetti meravigliosi, importanti, però anche dei tuoi nonni, sia paterni che materni. E da quello che viene fuori raccontandomi è che tu eri pieno d'amore. Io ero... Cioè, eri un bambino pieno d'amore, eri coccolato. Tu parli di questi nonni con grande amore. Ah, io parlo di questi nonni con grande amore. Ma tu eri un bambino che riceveva amore? Io ero un bambino che riceveva amore, assolutamente sì. Io ho sempre avuto la difficoltà a recepire amore. Ma allora perché questa tua insicurezza, questo tuo non star bene con te stesso? Ma più che parte tutto dall'insicurezza, no? Me l'hai detto tu. Certo, io direi che più che io ho sempre ricevuto amore e
ho sempre, mi è stato dato amore. Dunque ringrazio tutte le persone che me l'hanno dato e tutte le persone in famiglia che me l'hanno dato. Io nasco e appaio come molto sicuro di me stesso, sì. Ma la realtà dei fatti è che sono molto più insicuro di quanto non do a vedere. E l'insicurezza deriva dal quando ero bambino, cioè avevo la ADHD, che è la sindrome di iperattività mentale, e la sindrome di iperattività fisica. Dunque questo in un bambino lo rende molto irrequieto e ha reso la mia scolarità molto difficile. Dunque pensi io avevo insicurezza. Certo, ma pensi che quegli anni del collegio, tu sei stato molti anni in collegio, quanti anni? Sono stato 10 anni in collegio. Tanti, sì. Tanti per un ragazzino, no? Sì, sì. Pensi che questi anni in collegio siano serviti poi in qualche maniera a fortificare, a superare alcune insicurezze oppure no? Io penso che mi hanno indebolito più che rafforzato. Anch'io. Penso che mi hanno indebolito, se devo dire la verità, e penso che oggi sono in grado di recepire amore. E io ho sempre voluto dare amore e dimostrare amore perché volevo amore, perché ero carente, non so per quale motivo, ma c'avevo dei buchi emotivi e delle carenze che derivavano dalle mie insicurezze. E come ho detto prima, il noi, dunque le persone intorno a me, in gran parte, e tutte le persone che circondano la mia vita, non soltanto personale ma anche professionale, mi hanno immensamente supportato aiutato. Ed aiutato e, come ho detto prima, sopportato. Chi ti ha detto? Ecco, perché è importante sottolineare quello. Ma quando eri adolescente, sì. Chi ti ha dato più amore? Ma direi l'amore più grande mi è stato dato... Eravamo molto uniti, dunque da mio fratello e mia sorella, devo dire, prima di tutto, perché mio fratello e mia sorella ci siamo aiutati, supportati ed amati moltissimo. E poi avevo la fortuna di avere degli amici molto importanti, dunque di cui purtroppo uno è morto, che era il mio migliore amico. Era il tuo amico del collegio? Cuore. Era un mio amico del cuore, del collegio, sì, che si è suicidato purtroppo. Che aveva vissuto cose simili alle mie. E lui non ce l'ha fatto a superare. E lui non le ha superate. Ma come un'altra persona che voglio ringraziare moltissimo, che non c'è più qui oggi, che è una persona con la quale ho costruito la fondazione e faremo dei progetti, di cui uno sulla creatività, con il suo nome, Fabio Andreini, che è una delle persone con le quali ho fondato la fondazione e con il quale ero anche indirettamente, era il direttore creativo della mia agenzia. Oggi lui non c'è più, ma è una persona che ha dato molto e gran parte di quello che abbiamo fatto è merito suo, avanti. Assolutamente sì. Tu pensi molto alle persone che non ci sono più? Io le persone alle quali hai voluto molto bene, perché sì. Mi parli, vedi, di questo amico al quale, insomma, grazie a lui la fondazione va avanti. E Fabio Andreini. Ecco. E poi l'amico tuo del collegio che non c'era. Tu non avevi capito, avevi percepito che questo ragazzo... Io non avevo capito e non avevo percepito, no? Perché ero una persona che sprezzava felicità e allegria costantemente e continuamente. Dunque, la realtà dei fatti è che la depressione nelle persone a volte non si vede e il dolore molte persone lo mascherano, e è un qualcosa sul quale la fondazione vuole lavorare, vuole operare, perché ce ne sono tante, che sia nei bambini abusati o che sia nelle donne abusate, tendono a nascondere, e la realtà dei fatti sono, come dire, stress post-traumatici che distruggono una vita, dunque di un adolescente, di un bambino, di una bambina, di una donna. Certo. E la realtà dei fatti è che sono dei temi cruciali e fondamentali. E durante forse proprio, Lapo, proprio perché tu hai avuto certamente, perché uno dal di fuori dice, beh, insomma, nipote di Gianni Agnelli, no? Pensano che tutto sia meraviglioso, che tutto sia bellissimo, una grande famiglia. E invece non è così, non è così, perché ognuno di noi ha i propri buchi neri, le proprie sofferenze. È molto facile, no? Dare dei giudizi
dagli fuori, anche superficiali. Invece ognuno di noi ha dentro di sé quella disperazione che poi a volte si supera e che poi a volte non si supera e che a volte poi riaffiora, perché non è detto poi, no, che uno possa farcela completamente. In questo momento parlo in generale, ma insomma un pochettino mi riconosco anch'io, no? Ci si riconosce, certo. No? Insomma, siamo fatti in un certo modo, purtroppo, nasciamo in un certo modo ed è molto difficile superarlo. Certo. In questo caso tu negli ultimi anni ti occupi degli altri e cerchi di fare del bene agli altri, e se tu non avessi avuto quella prima parte di vita tua e la sofferenza che hai avuto tu, peraltro hai sempre pagato un prezzo altissimo tu in prima persona, perché tu male agli altri non hai mai fatto, tu hai fatto solo a volte male a te stesso. È proprio attraverso questo dolore, questa sofferenza e queste cadute che poi quando ci si rialza e sei consapevole puoi veramente fare molto per gli altri. Certo. Ne vedo come ne parli, per cui sono sicura che questa parte della tua vita sarà una vita veramente dedicata agli altri. Mi sbaglio? No, non ti sbaglio assolutamente. Io quello che penso è, un amico mio parla di cavalieri della luce, no? Sì. E secondo me bisogna diventare tutti insieme cavalieri della luce, perché questa è una fase del mondo di costruzione, ma io mi permetterei di dire di ricostruzione, non soltanto a livello umano ma anche a livello del pianeta. E quando dicevo noi, in questo momento estremamente difficile che tutti italiani, francesi, europei, americani stiamo vivendo, è stata una grandissima opportunità di poter mettere a frutto i privilegi, le fortune che io ho a fin di bene, dunque in tutti i modi e tutte le maniere. Ci sono tantissime persone che devo ringraziare i miei partner di Publicis che mi hanno aiutato al 360% a fare la campagna in tutti i paesi del mondo. Devo ringraziare Cristiano Ronaldo. Adesso che mi ha supportato immensamente. Ci sono tantissime persone. È un altro sportivo che adesso voglio ci sono vedere. Tante persone. E invece a livello personale devo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e sopportato. Ma io quello che dico è, ben che io sia un ebreo, io ci sono due santi che amo molto. Uno che è San Tommaso, perché San Tommaso crede solo in quel che vede. E quando uno lavora nel terzo settore, uno deve rispondere a chi dona. Dunque, rispondere a chi dona è dare prove e fatti. Dunque, prove e fatti. E dunque, tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con Deloitte, con KPMG, certo. Perché ci vuole chiarezza a 360 gradi, perché la gente deve vedere chiarezza e trasparenza e onestà. Andiamo avanti, perché tu hai portato le tre foto del cuore e una poi di queste tre foto parla proprio di quello che stai raccontando adesso. Ma io adesso vorrei andare, parlato di Ronaldo, degli sportivi, ecco, io voglio mandare questo filmato perché è una persona alla quale tu hai voluto molto bene e che ti è stata molto vicino, no? Ci sono degli incontri nella vita che a volte magari con un familiare non hai alcun rapporto e poi incontri casualmente delle persone con le quali scatta un'empatia, un'affinità, cioè qualcosa che veramente quando tu dici sei mio fratello, ecco, tu in questo caso a lui hai detto sei mio fratello e sto parlando del grande Maradona. Vediamo insieme questo film. En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar.
que seguir peleando. Vos peleaste siempre y sí, esta es otra batalla más. Estoy perdiendo por nocaut. Grande dolore per te. È un grande dolore per me, è un grande dolore per non solo per me, per tutti noi, perché lui era una bellissima persona, una persona con un cuore d'oro, mettendo da parte il calcio, che nel calcio era un supereroe, ma era un uomo con grande, come dire, cuore, grande passione, grande, come dire, energia e grande bontà, ed è stato bistrattato, come si dice, per difficoltà personali che ha avuto, e la realtà dei fatti, lui era un supereroe in un certo qual senso, ed era un uomo con era un supereroe nel campo, ma con delle fragilità nella vita. Voi sentivate spesso? Noi ci sentivamo, io avevo una stima pazzesca per lui, e la realtà dei fatti è io ho sempre amato il Napoli per via di lui, dunque è molto anomalo che un juventino doc che c'ha la sentire. Juve sul braccio senta il Napoli come la sua seconda squadra, e la realtà dei fatti è che il Napoli è nel mio cuore da sempre, è la mia seconda squadra. Per me è la prima. Io per te la prima. È la mia seconda squadra, e Diego è quello che mi ha portato ad amare come dire, il Napoli oltre misura, come Ayrton Senna fu quello che mi portò ad amare la Formula 1. Ma Maradona ed io rivedo molte cose in comune, e molte cose vissute da lui sono cose che ho vissuto anche io. Però la differenza è che io ho avuto un aiuto, un supporto, e probabilmente lui non ha avuto quello. È morto solo. Ma lui è un angelo. Lui è morto solo. E questo proprio ci fa male pensarlo, Questo molto. Che ci fa male, cioè, è un'ingiustizia della vita, sì. Perché la realtà dei fatti è una persona che ha fatto sognare tutti noi e che ha portato così tanto bene, così tanto amore, non soltanto a Napoli ma al mondo intero, non si meritava di finire così. È una fine ingiusta, ed è una fine che ha un controsenso, perché Diego era un angelo a fine, era un angelo del bene, non era un angelo del male, era un angelo del bene, e come dicevo prima, anche lui ha pagato sempre il prezzo più alto. Lui stesso il male l'ha fatto a se stesso. Assolutamente sì, ed ha pagato il prezzo più alto in assoluto. Senti, avremo tante cose da dirci. Guarda che bella questa foto. È bellissima. Senti, Rabbo, io c'ho un questa mio... è con la maglia questa originale, sì. Quando allora lui giocava contro Platini, e mi ricordo, tristemente da juventino, un 6-1 dove vinse il Napoli, ecco. Mi Aia, ecco. E il conflitto lì? Il conflitto, io no. Sono juventino, però amo il Napoli moltissimo, amo il Napoli per Maradona e amo molto il Napoli anche per Gattuso. Gattuso, ad esempio, è un giocatore del Milan, ma umanamente Gattuso è una persona incredibile, al quale auguro di tornare forte, perché anche lui ha delle difficoltà personali in questo momento. Sì, e umanamente è qualcuno di incredibile. È un simbolo del Milan, ma è un simbolo Speriamo dell'Italia. Speriamo veramente, ce lo auguriamo tutti. Ed è un guerriero. Assolutamente. Dunque, glielo auguro con tutto il cuore. Anch'io, proprio. Anch'io. Allora facciamo un bel applauso. Dai. Caro Rapo, allora io ho un vecchio amico. Sì. Adesso te lo dico, credo che tu lo conosca, non lo so, al quale ho chiesto un video per te. E ho detto, senti, mi fai un video, perché io Lapo non lo sento da un po' di tempo, ma insomma c'è stato un periodo dove eravamo veramente amici, mai stata fidanzata con lui si fidanzava con delle mie amiche,
Ma, però proprio un'amicizia vera, dove ti confidi. E io ho chiesto, lui ti conosce, ho detto, senti, mi fai questo video per l'app? Lui mi ha mandato questo video qua, guarda un po'. Dire a Mara che ho sempre un pensiero per lei, perché mi ricordo molti anni fa, quando non so bene perché, ma Mara e io ci telefonavamo perché lei aveva, non so, amicizia, fiducia in me e mi raccontava così la sua tristezza, e la sua ansia, la sua angoscia, perché la sua storia d'amore la faceva molto soffrire. E si confidava con me e pensavo com'era strano, no, il destino di una persona che era in quel momento, come lo è del resto ancora adesso, al massimo del suo successo, amata da tutti, molto popolare, e quindi un'immagine splendente di appunto di grande successo, che in realtà era molto sofferente e molto infelice, e probabilmente era uno dei peggiori momenti della sua vita. Vedi, tranquillo. Allora, il tuo papà, ma tu lo sapevi che noi eravamo amici? No, io sapevo che mio papà ti conosceva e che avevate un rapporto di stima. Sì, di grande. E mio padre, quando parla di te in maniera meravigliosa. Mio papà, grazie. Poi è... Saluto a lei. Però, scusa, sì. Il messaggio non era per me, a lei. Il messaggio è per tuo figlio. E invece mi ha mandato sto messaggio qua. Beh, perché te lo meriti. No, ma io non c'entro niente. No, ma invece te lo meriti, perché sei c'hai un'aurea e un cuore d'oro. Dunque, grazie. Se io sono qua oggi è perché c'hai un'aurea e un cuore d'oro. Perché grazie, io se no non sarei venuto, non sarei andato in televisione. E la realtà, se sono qua, è merito tuo ed grazie. Sei tu. Grazie. Dunque, io credo in te e ho una totale fiducia in te. Grazie. Dunque, questa è la realtà per il quale sono qua. Mi toccano il cuore. E su mio padre, grazie, voglio dire una cosa. No, c'è il messaggio per te, dai. Ho scherzato. Esatto. Ah, secondo te. Vai. Lapo è sempre stato un figlio molto affettuoso, molto generoso, fin da piccolo ha sempre avuto così molta empatia con la gente, no? Anche se magari in lui c'è una certa timidità che non si vede. Io sono contento che i miei figli siano stati generosi e attenti in questo difficilissimo momento. E Lapo, attraverso la sua fondazione LAPS, ha trovato quasi indispensabile, giusto, come una missione per lui, di dedicare moltissimo tempo a occuparsi appunto di chi sta peggio, di chi non ha i privilegi che lui invece può avere. Io adoro mio padre a noi ci ha portato in un certo senso una stabilità. Mio padre ha sempre fatto di tutto per aiutarci a renderci felici, e la realtà dei fatti è mio padre ci ha portato anche ad abbracciare il mondo della cultura, che è anche il mondo della creatività in un certo senso. Dunque, ci sono molte cose che mi legano a mio padre. Tristemente non scrivo bene quanto mio padre, amerei saper scrivere, ma la mia creatività l'ho espressa in altre maniere. Ma mio padre, in tutti i momenti della nostra vita, c'è e c'è sempre stato, ed è stato un gran padre, perché non è per niente stato facile per lui fare il padre. Dunque, gli sono immensamente grato,
e non potrei sognare di avere un padre migliore di quello che ho, questa è la verità. Ma che belle queste parole! A lei è una dichiarazione d'amore che ti ha fatto Rapo, anche inaspettata, ti devo dire. Beh, non me l'aspettava. Ci stiamo commuovendo un po' tutti e due, eh? Esatto. Facciamo una bella fatica, eh? Perché siamo degli emotivi. Siamo degli emotivi e tu sei bilancia, se non sbaglio. Sì? E io pure. Ah, ecco, non perché. Prevedi, ecco. Ah, ecco perché. Quando sei nato? 20 ottobre. 7 ottobre. Ah, ecco. 7, sì. Faremo festa insieme quando finirà questa esattamente pandemia. Facciamo una festa che dura una settimana. Esatto. Io non so che posso fare. Esatto. No, le bilancia siamo esteti, emotivi, sì, amanti della pace, ipersensibili, assolutamente. Fragili. Molto, molto, molto. E gli altri non lo credono? Perché non lo diamo a vedere, è quello. Però alla fine uno si scoccia pure di non darlo a vedere. Ma poi alla uno fine, deve essere se stesso. Sono fragile, esatto. Voletemi bene perché sono fragile. Esatto, uno non si deve nascondere, non c'è bisogno. È così. Essere poi se tu stessi. Sei piccolo, quanti anni hai, amore? Io ho 43 anni. Sei piccolo, dai, ancora. E è 7 anche, 4 e 3 fa 7, dunque è 7 il mio numero fortunato. Io sono nato al 7, 10, 77, alle 7 e oggi è il 17. Andiamo alle foto del cuore, perché ho voluto che Lapo El Khan portasse le sue tre foto del cuore. Allora, vediamo la prima. Eccola qua. Vai. Amore. Questa è, come dire, è un momento meraviglioso della mia vita, perché era, come dire, la rinascita di un luogo che vedevo sempre a Milano, di un uomo che ho sempre ammirato, che era Enrico Mattei, che era un visionario, e quel luogo era distrutto e è stato ricostruito e riconvertito in un luogo dei sogni, che oggi si chiama Garage Italia, ed eravamo tutti uniti all'apertura di questo luogo, che oggi è un luogo che crea contenuti, dunque contenuti digitali piuttosto che conosco, anche sono stata a Milano. Sì, sì. E che crea oggetti meravigliosi nel mondo del motion, che dunque vuol dire lavora con automobili, lavora per marchi automobilistici a 360 gradi. Per cui era importante per te quella serata? Era fondamentale. Fondamentale, perché era un inizio, era un ricominciare, era una rinascita. Era una rinascita, ed era una rinascita anche di quel luogo, certo. Era anche un luogo simbolico italiano, è un luogo simbolico di una persona che io ho sempre guardato con grande rispetto e stima come italiano. E mi sono detto che quel luogo non poteva essere lasciato andare come lo era stato e che andava riportato in vita con un'altra visione creativa, certo, con certo, un altro scopo, certo, un altro certo. obiettivo, ma con la stessa passione, con la stessa tenacia che aveva Mattei. Ovviamente non mi permetterei mai di compararmi a Mattei, perché Mattei è la storia dell'Italia, ma nel piccolo ho voluto farlo. Era come un omaggio. Era un omaggio un a Mattei, assolutamente sì. Ed era anche un voler, come dire, prendere un'icona italiana, certo, e ridargli luce. Seconda foto del cuore, in qualche maniera si lega, no, a questo progetto. Però torniamo tra 60 secondi e intanto facciamo vedere la seconda foto del cuore. 60 secondi, una telepromozione. Ci qua. Seconda foto del cuore di Lapo. Perché tutto parte, Lapo, ecco, i tuoi progetti creativi. Però per arrivare a questo, volevo, non l'ho detto durante la nostra chiacchierata, tu hai avuto un bruttissimo incidente, no? In Israele, peraltro. Sì, assolutamente. Con la macchina. Sì. Sei stato in coma. E quando ti sei risvegliato, e lì, in quel momento lì, quanti anni fa è accaduto? Un anno fa. Tu sei stato in coma, sei stato gravissimo, poi ti sei risvegliato, ed è da lì che forse è cambiato qualcosa, vero? Ma io... C'erano già, ma dopo l'incidente...
Io almeno direi che da lì non è che è cambiato. Da lì io credo in Dio, dunque penso che da lì Dio mi ha dato una prospettiva di vita e una visione verso la vita diversa probabilmente da quella che avevo prima. E io sono credente, e nell'essere credente io credo che a volte la luce viene da su. E come dici, amo ricordare i morti, ma non è nel senso negativo. Tomà, mio nonno, mio zio Edoardo, Giovannino, Marella, e mia nonna Carla, Jean-Paul, piuttosto che tante delle persone che amavo, io li vedo come dire, degli angeli custodi, anche non essendo cattolico, però come dei cavalieri della luce, della gente che ti protegge, della gente che ti guida, della gente che ti suggerisce cammini o percorsi. Dunque, io in questo credo molto, e credo molto, come dire, nel rapporto con Dio, e io non ho alcun... Io prego e penso che la spiritualità come religione, più che religione, la spiritualità sia la chiave di volta per poter star bene con se stessi. Dunque è per questo che non ho usato la parola religione, ma ho usato la parola spiritualità, perché la realtà è che io mi considero ebreo, ma amo anche molto, sono attratto dal buddismo, perché il buddismo è una forma assolutamente sì. Anch'io ho cominciato. Sì. Fa benissimo. E seconda foto del cuore, altrimenti con te andiamo, arriviamo fino a stasera. Invece ho altri ospiti. Questa, la foto qua. Del cuore di prima, no, o questa? Progetti creativi di Lapo. E l'ultima è quella che sto vedendo io, ma non so. Ecco, i progetti creativi, questo è, devo dire, che ringrazio tutto il team con il quale lavoro, da Carlo, Carolina, Enrico e tanti altri. E tutte le aziende con le quali collaboro, da Il Blu alla questo, in questo caso qua abbiamo voluto riportare, come dire, l'arte italiana sul soffitto di una macchina, dunque riportare il Rinascimento all'interno di una vettura. C'è la 500 che è l'auto che amo di più al mondo, e Garage Italia insieme a Neutron, che è un'azienda elettrica siciliana, ridiamo vita ad auto storiche, come dire, portando l'elettrico su queste vetture. Dunque, questo è quello che fa parte del tuo cuore adesso. Ma l'automobile, ma anche, devo dire, guardando Il Blu, che sono gli orologi, sono stati sempre molto vicini, certo, a me, mi hanno supportato nella campagna Hard Duty, abbiamo lavorato sempre insieme, Maradona era uno dei loro testimonial, come lo è anche d'altronde Pelé e tantissime altre persone. Quella che Ma come li trovi tutti questi testimoni così importanti? Cioè il tuo modo di fare, la tua personalità? Cioè hai parlato di Maradona, Pelé, Ronaldo... No, quello è Il Blu, non è Lapo. Tu c'entri però in questo, dai. Non lo so se c'entro io, devo dire. Io Il Blu li considero come una famiglia, perché mi sono sempre stati vicini nei tempi belli, nei tempi brutti, e sono sempre stati partner d'eccezione. La 500 è l'auto che amo di più al mondo. L'interno che vediamo come con il soffitto è stato con Carlo, che è il direttore creativo di Garage Italia, che è come un fratello per me. Abbiamo lavorato nel voler portare tutto ciò che di più bello l'Italia è in grado di dare, dunque la tradizione, ma con anche elementi di innovazione. Invece l'ultima che vediamo sulla destra lì è, come dire, riportare Sozzas, che era uno dei più grandi designer italiani, sulla BMW i8, che è una vettura ibrida, perché abbiamo, come ho detto prima, noi lavoriamo a 360 gradi, che vuol dire noi lavoriamo, abbiamo creato il progetto fuori serie con Maserati, con i quali lavoriamo molto bene con BMW, sacco di conti, lavoriamo molto bene con tantissime tutte aziende. Tutte le abbiamo nominate tutte, non solo, Mara, quello che è importante è che non è solo sul prodotto, ma è anche su contenuti digitali, perché il mondo oggi sta cambiando. Arriviamo alla terza foto. Certo, che l'ho vista. L'ho vista anch'io. Ecco qua,
lapse. Beh, la terza foto, devo dire che senza questa donna io non avrei mai fatto i passi che ho fatto e devo, diciamo, il cambiamento che ho fatto e la serenità che ho a questa donna. E la realtà dei fatti è che ho trovato la donna della mia vita, questo è certo. Dunque, questa donna è la donna che mi permette di fare la differenza ogni giorno e è una donna che mi porta su. Dunque, la realtà dei fatti è che è l'unica donna al mondo che posso dire che ama, abbraccia e accetta tutte le sfaccettature di Lapo e che sopporta e supporta Lapo ogni giorno. È una donna... State insieme da quanto? Stiamo insieme da un anno quasi adesso, tra poco festeggeremo un anno. L'hai conosciuta in un ristorante? Esattamente. Ci hai provato in maniera così un po' azzardata? Lei mi ha detto di no, lei mi ha mandato a quel paese. Ma io quando l'ho vista la prima volta, guardandola negli occhi, ho detto questa è una donna che voglio, questa è la donna che voglio. Per un motivo molto semplice, perché è una donna molto forte, ma anche con un grandissimo cuore. Dunque, è una donna estremamente intelligente, ma estremamente sensibile. Ed è una donna che ha delle caratteristiche che non ho mai trovato in nessun'altra donna. Si chiama Joanna, dunque sarebbe Giovanna in italiano. E gran parte della forza, dell'energia, della vitalità che ho è merito suo e direi che gran parte del successo di quello che siamo riusciti a raggiungere con l'Aps è merito suo e anche la serenità che ho e la voglia di costruire una vita con lei e con nessun'altra donna. Anche famiglia. Famiglia. Ma in futuro assolutamente, perché figli. No, già siamo una famiglia. Lei ha già due figli. Ma no? Già siamo una famiglia e già c'ho un eccellente rapporto con la sua famiglia. Con i suoi figli. Lei ma due tu la voglia di diventare papà, di avere... Lei ha due figli incredibili, uno che è bravissimo, che gioca a calcio, che ha giocato nella Fiorentina con Paolo Sosa, ha giocato al Chelsea, gioca... Allora sei già papà in qualche maniera. E un altro che è un bravissimo ragazzo, che studia economia e che vuole fare l'attore, che sembra Alain Delon. E la realtà dei fatti sono incredibili, come lo è la madre... e come in un certo qual senso sono certo lo è il loro padre. Certo. E la realtà dei fatti è che io non vedo l'ora di costruire con lei una vita che già c'è familiare, ma in futuro, se lei lo vorrà e se lo desidera, è la prima donna al mondo con la quale amerei costruire questa vita familiare. Per quale motivo? Perché questa donna... ha fatto uscire la miglior versione di me e ogni giorno che mi alzo la mattina quando la vedo sono estremamente orgoglioso di averla vicino a me e con me, perché e quando non c'è ne sento immensamente la mancanza. Dunque ma lei è con te in questi giorni? Lei è con me in questi giorni, ecco. E lei è la chiave di volta della serenità e della pace interiore che ho oggi dentro di me. Dunque, gli devo molto, ma mi vedo anche costruire una vita insieme a lei. Non e questo un momento è bellissimo, di Lapo. Vita, ma una vita. E io te lo auguro diversa. Con tutto il cuore. Salutami, Joana, e salutami la mamma di Joana, che si chiama Shushu. Shushu, un bacio. Che è la tua fan numero uno. Un bacio, Shushu, dal Portogallo. Io verrò prestissimo in Portogallo. Lapo, abbiamo finito. Hai qualcos'altro da dire? No, io vorrei. Io la cosa importante che vorrei dire è vorrei ringraziare tutte le persone che hanno creduto, come dire, e hanno voluto supportare le campagne di Laps, dunque Never Give Up, Our Duty, e Our Duty, come ho detto, in Italia sta continuando, e il numero certo. Solidale è 45506. Voglio ringraziare tutte le nazionali che hanno aderito, maschile e femminile, dunque italiana, portoghese, israeliana, a breve quella del Brasile e tutte le altre che arriveranno. Voglio ringraziare in modo particolare Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo ha supportato l'Italia, ha supportato il Portogallo. Tutti. E voglio ringraziare Maldini, voglio ringraziare Bebevio, voglio ringraziare
tantissime persone e vorrei ringraziare in primis tutte le persone che lavorano con me in fondazione, perché la realtà dei fatti è che sono loro il motore della fondazione. Certo. E uno dei nuovi motori è Lorenzo. Anche noi, dai. Che salutiamo, è il mio braccio destro. Non si è dimenticato nessuno. Non mi sono dimenticato, ma vorrei ringraziare molto Lorenzo, perché Lorenzo è una persona. Grazie, ecco. Lorenzo. Grazie a tutti e grazie a Lapo. Grazie, amore mio. Grazie. Buona vita, buon tutto. Festa delle bilance, appena possiamo, una settimana. Ma dicano che quest'anno per le bilance sarà un anno meraviglioso. Meraviglioso. Abbiamo avuto 4 anni di transiti negativi, sì. E io devo dire che credo in queste cose. Sì, l'ha detto anche Paolo Fox. Esatto. Qui. Esatto, no, tanti lo hanno detto, dunque io non lo spero, io ci credo. Ci, ci dobbiamo in credere. Questo, esattamente. Però festa, quanto la facciamo durare la festa? Appena 3 giorni. Questo decidi tu, sei tre tu. 3 giorni, perfetto. A me in 3 giorni penso che possiamo divertirci. Ti voglio bacio. Un mondo di bene, possiamo, lo so che non possiamo. Posso toccare, non... Grazie a Lapo e Cane. Grazie Mara. Grazie. Il cuore. Un saluto ad Alberto che ti ha accompagnato. E un grazie, saluto da Alberto e Ioana. Grazie a Lapo e Cane.